diagnosi nuovo servirebbe anche alla politica italiana e al PD in particolare? Io credo che il Partito Democratico abbia tutte le carte in regola per giocarsi la chance del governo per i prossimi anni. Deve però preoccuparsi dei problemi delle persone e non dei complicati equilibri interni tra addetti ai lavori. Insomma, io sogno, spero e lavoro per un Partito Democratico che sia più capace di ragionare dei problemi della gente e un pochino meno attento alle divisioni tra correnti che talvolta caratterizzano, come è accaduto anche sabato scorso all'Assemblea di Roma. Ma il PD deve decidere che cosa fare. Se continuiamo a ragionare soltanto con questi vecchi riti novecenteschi di un partito tradizionale che si divide sulle mozioni, le vota, non le vota, le preclude, dando vita a uno spettacolo francamente triste per chi il PD vota e per chi potrebbe votarlo, oppure se il PD torna a fare quello che fanno decine e decine, anzi centinaia e centinaia di amministratori tutti i giorni, che non si preoccupano delle dinamiche interne come quelle che abbiamo visto sabato, ma provano a riflettere dei problemi reali delle famiglie, la mancanza di lavoro, le questioni legate all'occupazione, alla prospettiva di sviluppo economico e anche dalla tutela dei beni ambientali agli asili nido, dalle questioni culturali alla grande sfida sulla formazione, alle problematiche reali delle persone. Io voglio un PD che parli dei problemi veri, non delle questioni tra detti ai lavori. Sui giornali si era parlato di un presunto accordo tra lei e Berlusconi, adesso Berlusconi scende in campo, le dispiace o le fa più piacere? Quello che si legge sui giornali si giudica da solo a seconda di quale sia la fonte. L'idea che ci fosse un piano nascosto per candidare chi che sia era talmente una bufala che tutti lo potevano vedere. Oggi credo che Berlusconi che si ricandida è il segno di un paese che torna a 20 anni fa, quando Berlusconi è partito. Verrebbe da chiedersi se in questi 20 anni è cambiato qualcosa o no. Per come la vediamo noi, purtroppo i 20 anni dell'esperienza di Berlusconi non hanno cambiato l'Italia come sarebbe dovuto accadere. I problemi della burocrazia, delle tasse, della mancata organizzazione dello Stato sono tutti lì. E se vi ricordate, meno tasse per tutti, 1 milione di posti di lavoro ormai sono degli slogan da museo. La vera sfida quindi è per il centro-sinistra non parlare di Berlusconi, smettere di pensare a Berlusconi, non riflettere su quello che fa Berlusconi, ma ragionare di quello che proponiamo noi, perché se le elezioni noi le abbiamo perse è anche perché quando siamo stati al governo ci siamo messi a litigare tra di noi. Io sogno un centro-sinistra che smette di pensare sempre soltanto a quello che fa Berlusconi e prova a ragionare che idee ha per il futuro dell'Italia. Ovviamente se non si cambiano le facce è difficile cambiare le idee.